Ciao, James! Che succede? Ops, l'ho fatto di nuovo! Ciao, Emily! Ehi, Diesel! Quei tubi che sferragliano sono un po' rumorosi! Clickety, clackety! Cosa hai detto? Non ti sento con questi tubi che sferragliano! Ho detto quei tubi che sferragliano! Cosa? Devo allontanarmi da questo rumore! Vuoi fare una gara? Ci sta! No, non voglio fare una gara! Cerco soltanto di arrivare in un posto più silenzioso! Non riuscirai mai a seminarmi, Thomas! Questo lo vedremo! Ehi, dove stai andando? Al porto di Brendam! Per la via silenziosa! Oh, che silenzio! Che tranquillità! Che terreno accidentato! Oh, oh, e che curve! Oh. Ah, a tutto vapore! Non a tutto vapore, devo rallentare! Che rumore, vorrei avere un vagone frenante! Le rose sono rosse e le viole sono blu. Io faccio parte di un treno! E invece tu? Stanno ancora dormendo! Wow! Beh, se tutto questo non le ha svegliate, niente potrà riuscirci! Oh, è ora di pranzo! Non mi dispiacerebbe un goccio di tè. Ho parlato troppo presto, devo portarle via dalla pioggia! Ehi, c'è un tunnel! Sì! Almeno è un posto accogliente e silenzioso. Oh? Cos'è questo rumore? No! Oh. Come faccio a mandare un segnale senza fischiare? La luce! La luce è silenziosa! Ehi, Percy! Ehi, Thomas! Perché stiamo sussurrando? Sto portando Annie e Clarabel al porto mentre dormono. Forte, come sta andando? È un po' più difficile del previsto. Forse ti serve l'aiuto della mia campanella porta fortuna. Assoluffamente sì! Ma non dimenticare, dobbiamo essere super extra silenziosi. Sarò silenzioso come un topolino. Oh, un topo! Formaggio. Io spio con l'occhiolino mio qualcosa di bianco e nero. È forse una mucca? Indomunato! Tocca a te. Io spio con l'occhiolino mio qualcosa di tortuoso. Intendi forse quei binari ripidi e tortuosi? Oh, oh, binari ripidi e tortuosi! Dobbiamo fare attenzione con questo carico così grande e pesante! È un gioco da ragazzi se lo facciamo insieme! Oh! Oh! I binari erano pieni di dossi! Per fortuna che stiamo andando pianino! Percy! Voglio giocare anch'io! Io spio con l'occhiolino mio! E avevi ragione, andando piano insieme era davvero un gioco da ragazzi. Aspetta! Rallenta! Non credo ti abbia sentito. Dicevo a te! Per le rotaie arrugginite. Sbrigati, sbrigati! Sbrigati!
è mancato poco. Sì, è stato davvero entusiasmante. Però dovremmo fare attenzione se vogliamo consegnare la casa tutta intera. Sì, hai ragione. Stavo pensando solo a Percy e al nostro gioco. Io spio con l'occhiolino mio. Possiamo raggiungerli se attraversiamo quel tunnel. Andiamo! Non capisco quale sia il problema. Perché non puoi giocare con me a Io spio con l'occhiolino mio? Ecco, inizio io. Io spio con l'occhiolino mio qualcosa di bianco e nero. È forse... quella puzzola? Puzzola! Come può una sola puzzola fare tutta quella puzza? Dovresti proprio vedere la tua faccia adesso. La mia faccia? Tu sembri aver visto un fantasma verde. Andiamo, possiamo ancora raggiungere Nia e Percy. Sembrava proprio musica! Ma non il tipo di musica che cerchiamo! Oh, sì, giusto! Carly, Sandy, avete visto Gordon? Sì! Ha lasciato queste divertenti lastre di metallo ondulate prima! Avrebbe dovuto portare degli strumenti musicali a Vicarstown! Però non è mai arrivato! Forse è all'ufficio postale! Doveva andare lì dopo aver consegnato le lastre di metallo! Andiamo! Vi aiuteremo a cercarlo, perché lo spettacolo deve continuare! Allora è vero che lo dicono tutti! Gordon! Dove ti sei nascosto? Gordon! Gordon! Cos'era quel suono? Sembrava una specie di musica! Oh, sì! È vero! Stiamo trovando la musica ovunque oggi! Tranne che sul palco del concerto! Gordon ha tutti gli strumenti ed è scomparso! Ho superato Gordon sul ponte levatoio mentre tornavo! Allora andiamo lì! Sì, perché... lo spettacolo deve continuare! Come sapevi che stavo per dire questo? Solo un presentimento! Forza! Se non troviamo presto Gordon, non ci sarà un concerto per nessuno! Andiamo! Deraglioso! Avremmo dovuto raggiungere Gordon ormai. Non arrenderti ancora. Sì, perché io ho la mia campanella porta fortuna. E magari, grazie a lei, riusciremo a trovare Gordon. Percy, sei tu? Quella sembrava proprio Gordon. Io sono Gordon. Lo dicevo che la mia campanella porta fortuna. Gordon! Cosa succede? La leva che serve ad abbassare il ponte è bloccata, il che significa che sono bloccato anch'io. Se non riusciamo a portare gli strumenti ai musicisti dall'altro lato, oggi non ci sarà nessun concerto. Certo che ci sarà! Lo spettacolo deve continuare! Carly, puoi agganciarti al ponte mobile? Ci penso io! Bene! Adesso... forse se tiriamo tutti insieme! Tutti insieme! Tirate! Ce l'avete fatta! Deraglioso! Ottimo lavoro, gente! Adesso, se volete scusarmi, devo arrivare a Vicarstown prima dell'inizio del concerto! A quanto pare, consegnare la barca alla fattoria non è stato un disastro totale. Sì, alle mucche sembra piacere. Scusate, ragazze, dobbiamo muoverci. Prima di arrivare alla fattoria abbiamo incontrato tutti quei dossi e abbiamo dovuto... rallentare! Bella mossa! Andiamo a tutta velocità! E intendo dire che dobbiamo andare pian pianino! Giornata al contrario! Non è così male se vai piano! Sì, insomma voglio dire no! Lo scambio è ancora impostato sul percorso più lungo!
lungo. Allora dobbiamo spostarlo per rimanere sul binario principale. Come facciamo se siamo al contrario? E sulle rotaie c'è ancora l'albero. Mi è venuta un'idea. Preso! Ora aziono lo scambio. Ora sui binari rimettiamoci! Giornata al contrario! Giusto in tempo per la regata al tramonto! Ma dove saranno le mucche? Oh? Coraggio, ragazze! Dobbiamo muoverci! Potete sbarcare, mucche! Finalmente siete a casa! Bene, sembra che abbiate sistemato tutto! Pessimo lavoro! E naturalmente intendo ottimo lavoro, perché la giornata è il contrario. Sapete, in fondo ci si può divertire e lavorare allo stesso tempo. Sono contento che abbiamo sistemato tutto, ma anche che la giornata sia finita. Sono esausto. Anch'io! Buongiorno, Thomas! Buongiorno, Percy! Giornata al contrario! Il mio piano non ha funzionato! Adesso non riusciremo mai a portarlo alla parata! Aspetta! Sta tornando indietro! Quasi! Troppo in alto! Persino il mio vapore non fa che allontanarlo! Aspetta un secondo! E adesso è più lontano di prima? Questo significa che possiamo usare il vapore per spingere il palloncino dove vogliamo! Ma anche se lo spingessimo fino a Vicarstown non riusciremmo mai a prenderlo lassù! Allora è il momento di improvvisare! Improvvisare? Sì, sai, inventare sul momento. Allora, ok, improvvisiamo. Ehi, se spingiamo Fluttuante verso la montagna a Belvedere, potremo prenderlo dall'alto. Ma come faremo a riagganciarlo a te, Nia? Sandy e Carly hanno dei ganci. Sì, vado a chiamarle. Andrò a velocità massima e vi aspetterò sulla montagna. Grazie, Kana. Andiamo, Thomas, so come arrivare. Un po' di vapore qui e un po' di vapore lì. Ehi, guarda! Ci sono Carly e Sandy con Kana! Siamo qua su! Ehi là! Ehi, voi, laggiù! È il momento! Diamo al palloncino un'ultima spinta! 3, 2, 1! Andiamo! Sta andando più in alto del previsto! Non preoccuparti! Ci penso io! Ci penso io! Sì! Bravo lavoro! Sì! Assolutamente fantastico! Nel vagone. Non ci sono più bandierine, ma non posso fare il mio balletto alla parata senza la bandierina. Forse ci è caduta lungo la strada.
Allora dobbiamo ripercorrere il tragitto fatto da Percy. Deve pure essere da qualche parte. Io voglio venire con voi. Invece io vado alla parata e vi tengo dei buoni posti. Ci vediamo dopo. Grandioso. Andiamo. Abbiamo chiesto a tutti i trenini. Allora deve essere qui da qualche parte. Diamo un'occhiata. Fischiate se vedete qualcosa di arancione. Qui non c'è niente. Neanche qui c'è niente. Per caso l'hai trovata, Percy? Scusate. Credevo di aver visto la bandierina. Invece era solo Nia. Dove potrebbe essere? Eccola lì. Oh no. La prendo io. Dice! Aspetta! Torna qui! Non ci ha sentito! Dobbiamo raggiungerlo! Alla mia bandierina! Oh? Aspetta! Diesel! Oh, quindi volete giocare, eh? Provate a prendermi! Oh no! Crede che vogliamo giocare ad acchiappatreno! Diesel, aspetta! Non hai capito! Oh! Si sta dirigendo in quel tunnel. Dove è andato a finire? Guardate, da quella parte. Oh? Sono bravi. È davvero bravo. Ma noi lo siamo di più. Diesel, fermati. No. Sareste riusciti a prendermi? Da questa parte! Seguite quella bandierina! Ehi, dove state andando? Allora ho vinto io? Che il mistero abbia inizio! Mi ha fatto un regalo! Forte! Aprilo! 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 Un palo? Chissà che cosa serve! Forse uno stuzzicadenti gigante! O un aggeggio per grattarsi la schiena! Chi me l'avrà regalato? Controlla il biglietto! Per risolvere il mistero di ciò che hai trovato, il prossimo indizio lo trovi sottoterra celato. Questo significa che il palo è solo un pezzo di un puzzle più grande. E che il prossimo pezzo è nascosto sottoterra. Ma dove? Guardate, è un carro merci della vecchia miniera e la miniera conduce sottoterra. Il prossimo indizio deve essere lì. Andiamo! A velocità massima! Aspettaci! Sì! Indizio. Chi è che lascia tutti questi indizi? Questo è un altro mistero. Sono perspicaci. Sandy, Carly, per caso avete visto un regalo per me da queste parti? Dovrebbe avere un grande fiocco viola sopra? Sì. Intendi come quello laggiù? Eccolo lì! Vai ad aprirlo, Kana! Lo sapevo! Un attimo, cos'è una scatola del cambio? È una parte del motore che usa l'energia per far girare i componenti. Forse è per una gru. O per una motocicletta. O per una giostra. Guarda, sul fiocco c'è un biglietto. Forse anche quello contiene un indizio. Dove qualcosa di vecchio diventa qualcosa di nuovo, è lì che il prossimo indizio, cercando, trovo.
Dove qualcosa di vecchio diventa qualcosa di nuovo. Chiunque l'abbia organizzato non vi ha reso le cose facili. Se fossero indovinelli troppo facili non sarebbero divertenti. Qualcosa di vecchio, qualcosa di nuovo. Guardate, il carro merci è il simbolo della raccolta differenziata. E riciclando le cose vecchie diventano cose nuove. Ci sono, dobbiamo andare al centro di riciclo di WIF. Stavo per dirlo io. Se io fossi un super treno, a tutti darei una mano. Ovunque un aiuto servirà, con la super velocità. Wow! Ops! Se io fossi un super treno, userei il super vapore per sconfiggere il male. È invisibile diventare! Non vedo più né te né me. Se tu fossi un super treno, saresti così speciale. Ma se ci provi a pensare, chiunque lo può diventare. Sarei forte, saprei volare. Un super treno voglio diventare. Sarebbe bello, è vero, però sei già speciale. E questo lo so. Se fossi un super treno sarei molto famoso. Ma anche senza superpoteri tu sei me. Cos'è stato? Sono guai! O dovrei dire, combina guai! C'è uno dei vagoni attaccabrighe! Ops! Oggi la giornata è nuvolosa con possibile fango! Non posso far sporcare il fango! Lo schermo! Proteggere lo schermo dallo sporco sarà un gioco da ragazzi! E stamattina combatti i crimine! Bel lavoro! Hai risolto il problema! È volato via! Prendilo, Thomas! Non si deve sporcare! Ci posso provare! Oh! 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 Preso! Bella presa, Ultra Thomas! Per caso è pesante? Non per Ultra Thomas! Ok, siamo di nuovo in corsa. Avanti a tutto vapore. Oh, volevo dire, frena a tutto vapore, frena a tutto vapore. Tu sì che hai davvero un'ultravista, Ultra Thomas. Grazie. Non possiamo far sporcare lo schermo. Lo schermo! Ultra Thomas! La brezza del mare è più fresca di così. Andiamo alla spiaggia di... Oh! Non avevo mai visto quel ponte mobile. Mai visto? Ma questa è la tua scorciatoia. Abbiamo sbagliato strada. No, probabilmente sarà nuovo. A me non sembra poi così nuovo. Comunque sia, andiamo. Dobbiamo provare la discesa almeno una volta. Adoro i ponti mobili! Prova tu! D'accordo! Hai ragione, Thomas! I ponti mobili sono uno spasso! Tutti alla spiaggia! Ehi! Quelle sono le montagne del mio percorso! Sembrano molto lontane da qui! Per fortuna questa è una scorciatoia! Sicuramente è una splendida scorciatoia. Fantastico! Wow. Crap, crap! Oh? Non mi avevi detto che incontravamo una torre idrica rosa.
Una torre idrica rosa. Ah. Che bella sorpresa! Ciao, Mucca! Io sono Nia. Adoro le tue macchie. Ti va di ballare? L'ultima volta non mi sembrava di aver visto una fattoria. Ehi, Nia! Forse dovremmo... muoverci! Giusto! Posso darci dentro con la mia amica Mucca un'altra volta? Ciao, Mucca! Ciao, Torre Idrica Rosa! Credo che sia da questa parte. Ehi! Ho trovato la fine del bosco! Andiamo! Quella lì non è la torre idrica che abbiamo appena superato. No, no, quell'altra era molto... più rosa. Davvero? Perché sono quasi certa che quella sia la stessa mucca di prima.